Video con me è di Moon e oggi andremo a trattare un nuovo gioco, Alan Wake. Bellissimo per me, cioè, già dalla copertina, eccetera, è una figata assoluta. Quindi, non mi perdo in chiacchiere, nuova partita normale. Stephen King scrisse che gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco. Sono antitetiche alla poesia del terrore. In una storia dell'orrore, la vittima si chiede sempre perché, ma non c'è una risposta e non deve esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. È uno scrittore, grazie al cazzo, ha scritto un libro e ci ha fatto pure un gioco, cioè, ci ha fatto pure i soldi. Ho sempre avuto una fervida immaginazione, ma quel sogno mi turbò. Era terribile, oscuro e fin troppo strano anche per me. Sì, iniziò con un sogno. Seguendo un tema ricorrente negli incubi, ero in ritardo e cercavo disperatamente di raggiungere un luogo, un faro, ma non ricordo per quale motivo urgente. Stavo Cazzo, camminando Anna, manco lungo per una strada quello. costiera. Ma che cazzo? Ala. Vidi troppo tardi quell'autostoppista. Minchia. Era morto. Ero sicuro che mi avrebbero arrestato e non avrei mai più rivisto Alice. Cosa? Dove cazzo è finito? All'improvviso, il suo corpo era scomparso. Certo che Alan è proprio uno di quei capitan ovvio. Ero sotto shock per lo schianto. Faticavo a reggermi in piedi. Puoi cambiare le postazioni della telecamera, schermata e menu opzioni. Ok. Però non le cambierò. Usa questi per camminare. Ok. Scusate se si sente i rumori di Facebook, eccetera. Ma è un mio amico coglione che mi chiede per la partita di domani. Premuto shift per correre. Lo sto già facendo. Dai Alan, non essere un obeso. Oh, ma che palle! Ha rotto i coglioni qua. Davvero, sapevo che qualcosa di importante mi stava Ah. aspettando. Ok. Spero che sia qualcosa di importante veramente, Alan. Oh mamma mia, ora sentirete, credo, di un rumore di Facebook. Ma che cazzo? Scappa, Mi Alan. riconosci nemmeno vero scrittore? No, non ti ho manco mai visto, corri. Corri, Ma insegni a essere Alan. Dio? No. Di poter inventare tutto ciò che vuoi? No. Di poter giocare con le persone e ucciderle per rendere tutto più Cazzo, eccitante? no! Ora fai parte di questa storia e sarò io a farti soffrire. È proprio uno stronzo, eh. Salta. Lui che fa parkour. Non hai rispettato la scadenza. Puoi scrivere attacchi nemici. Come? Ah, shift. Shift, Chance.
Non puoi fermarmi. Bene. Ma vaffanculo, ciuccio. Ma che cazzo? Ok. Scusate. L'autostoppista era un personaggio della storia che stavo scrivendo. Ok, raggiunge il faro al punto di controllo raggiunto. Come ci si sente a morire per mano della propria creazione? Ma sembra rompere i coglioni, deve stare questo, Ok. Corri, Alan. Corri come non ci fosse un domani. Corri. So che ce la puoi fare. Sta un tornado che ti sta inseguendo. Tu cosa fai? Corri appunto senza fermarti. Cioè io correrei tipo Usain Bolt. Vai Alan, non ti devi stancare, devi correre e basta. Vai Alan, vai. Non di là. Ok. Ho capito, di là. Vai tranquillo, ok. Mamma mia quanto sta andando a tratti in questo momento. Vai, ce la puoi fare, Alan. Vai, ce la puoi fare. Bene, più sfiga di così non l'ho mai vista. Sai che cazzo me ne fotte? Fammi entrare. Lo so che devo entrare. No. Ma perché nel video si vede così bene? E nel gioco a me va tratto. No. Va bene che non lo conoscevo manco, però dai. Sgamato. Ero in trappola. Non c'era via. Siamo a 7 minuti. 7. Vediamo. 7 minuti, stavo a 7 minuti, non stavo portando il conto. Quante altre volte deve dire muori? Cazzo, quell'occhio tipo. Ci stai arrivando da là, vero? Cazzo, ma che minchia di problema ti sei ficcato? Ti sta sfondando il culo quello. E Alan, girati, ok. C'è qualcosa? Che cazzo è? Ah, ok. Vai. Segui la luce. Ok. Chi è questo che mi sta parlando? Segui la luce. Ok, la seguo però. Sei ferita. Dovresti stare nella luce. Ah, ok. Devo seguire la luce. Cioè, ok, cioè quindi se F osserva. Ok, quindi se io vado sotto qua mi ricarico della vita, sì, giusto. Ok, quindi devi raggiungere la luce. Alan, ricaricati di vita.
L'hai fatto? Fatto? Ok. Bravo, ben fatto. Più o meno così. Poiché lui non sapeva che oltre il lago che chiamava casa, un profondo e oscuro oceano vive. Le onde sono più serene e schive. Sono stato sulle sue rive. Sono stato sulle sue rive. Capisci? No. No. Segui la luce. Ehi, grande Alan, siamo in sincronia. High five. No. Aspettate. Ok. Ah, bella affare. La luce mi sta ricostruendo il ponte. Sono entrato nel consumo per spiegarti. L'oscurità è pericolosa, ora sta dormendo, ma io ti ho sentito arrivare. Cazzo, sto io dormendo, non l'oscurità. Tempo, devo mostrarti l'unica cosa importante. Perché è questo pazzo che mi parla qua? Questo pazzo qua che mi parla. Da questa parte non c'è tempo. Lo capivo. L'autostoppista è posseduto dalla presenza oscura. Che? Non puoi ferirlo. L'oscurità lo protegge da ogni male. Porca. Solo la luce può scacciare l'oscurità e renderlo di nuovo vulnerabile. Vieni. Prendi la luce. Dove sta? Lì. Dove cazzo sta la torcia? Qui cosa stanno? Munizioni per la revolver. Raccogli la torcia. Revolver. Ok, la torcia. Scusate se si disconnetta alcune volte il mouse. Solo la luce scaccia lo scudo. Punta la torcia verso di lui e brucia l'oscurità. Crepa, stronzo. Crepa. Merda. Muori. Cazzo, sì. Ce l'hai fatta. E ora? Ora non è più protetto dall'oscurità, ma essa vive ancora in lui, lo controlla, non può esserne liberato, è ancora è ancora un nemico. Ecco perché la revolver. Ecco, prendi l'arma. Dove sta? Dimmi dove cazzo sta! Ah. Raccogli il revolver. Non è la revolver. Se come no, minchia che mira di merda che ho, cazzo Alan, ricarica. Ok, ora bene. Questo è tutto, ora ti restituirò il tuo sogno. Perché? Mi stavi aiutando così bene. Nell'incubo, il mondo era invaso da una terribile forza oscura. Il faro era l'ultimo rifugio sicuro sulla Terra. Sulla Terra, cazzo, sulla Terra, un minchia di faro. Ok, quindi prendi un po' di munizioni per la revolver, ricarica. Ah, ok. Bene, siamo armati. Ora queste ombre. Ciao. Ora tu morirai, è diverso. Cazzo, dove sei andato? Ciao. E siediti di cecchino da qua sopra. Minchia, Alan. Ok. Raggiungi il faro, perfetto. Vai da qua giù da dove è passato l'omone cattivo. E ora vai Alan, salta. Dove stai? Ah, ciao bello! Porca puttana!
tu lo sai che morirai, sì. Cazzo, ho visto un Ash accanto a me. Minchia, Alan, corri. Corri, porca vacca. Corri verso la luce. Vai. Oh. Ora venite qua, brutti stronzi. Non ce la fate, è vero. Ok. Quindi, apri. Lanciare. Per cambiare l'arma con un oggetto. Uno. Ah, ok. Uno, tre. Ok, perfetto. Quindi di qui. Porca vacca. Ah, l'esercito. Tre. Affanculo a tutti. Combo, bitch. È troppo bello. Ok, revolver. Minchia che luce che fa pure a me acceca. Sono un'ombra. No, non è vero. Quanto stiamo? 16 minuti. Mancano 8 minuti che posso fare. Quindi arriviamo velocemente al faro. Vai Alan, ce la puoi fare. Salta! No, ma vaffanculo e ritirati, cazzo, ti sento già che stai con tutta la voce rauca. Vai, corri Alan, corri Alan giù. Vabbè. Ma che cazzo, Alan fai lo slalom, vai. Immagino che sta là, ecco, perché sta il tipo il la cosa che non ci dovrebbe stare. Beh, in realtà questo è non ci dovrebbe stare realmente. Però è un'eccezione del gioco. Vai Alan. Cos'è quello, un thermos? Cos'è? Aspettate. Un mega dildo. Cos'è? Ah, un thermos, bene. Era quelli. Thermos e così. 1 su 100. Sti cazzi, 1 su 100. Ok. Minchia Alan. Spicciati Alan. Alan vai verso la luce. Alan, verso la luce. Sì. Ritirati ombra, fai schifo, buh. Uè. No, mi fa il culo grosso così, se no. Mi illumina Dio. No. Oh madonna mia, sto cazzo di amico mi ha rotto i coglioni. Qui. Porca puttana. Alan, svegliati. Sto già sveglio. Tesoro, era solo un incubo. Ah. Va tutto bene. Ti sei addormentato. Già. Almeno mi sono fatto qualcosa di più di un sonnellino. Ah, era tutto un sogno. Morale, amore. Siamo arrivati. Ah. Tipo la guarda così. Faccio la pesce lesso.
Mamma mia. Welcome to Bright Falls. Boom. Tipo quanto Ah, bella. È bella la cittadina, dai. No. Ok, punto di controllo raggiunto. Quindi punto di aspetto il caricamento che si ricarichi. Quindi punto di controllo raggiunto. Chiudiamo qua, perché mi sta per finire la ripresa. Mi mancano solo 4 minuti. Quindi ci vediamo al prossimo episodio con un nuovo episodio, credo, di Cry of Fear, che o caricherò oggi, che sto facendo questo di Alan Wake, che ho fatto tipo 3 giorni fa, qualcosa di Cry of Fear, e oppure caricherò questo e caricherò Cry of Fear domani. Devo vedere. Quindi ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio di Alan Wake o Cry of Fear, quello che sarà, o Amnesia, che è da tanto tempo che non continuo. Però un mio amico, tipo Emanuele, appunto, mi ha consigliato di fare un'ora di Amnesia. È un bastardo, ma di quelli stronzi, tipo deve fare le corna dietro non so quante volte. Però ci vediamo la prossima volta con un nuovo video di non so che cosa. Iscrivetevi, mettete un mi piace, commentate, fate quello che volete, però iscrivetevi, la cosa più importante, se vi piace questo video e anche gli altri, però maggiormente questo video. Sì, sto parlando come un logorroico, quindi finisco qua perché sto sputando l'altro, quindi ci vediamo la prossima volta, bella a tutti, ciao!